Carissimi ragazzi e ragazze, Ave Maria e santo pomeriggio a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, da Don Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovane dedicata, come sempre, ai 10 comandamenti. La volta scorsa abbiamo continuato il discorso sul nono comandamento approfondendo alcuni aspetti, diciamo così, un po' estremi delle mode in vere conde, in particolare per quello che riguarda, in particolare ma non solo, per quello che riguarda ciò che ormai ci tocca vedere e constatare sulle spiagge italiane e non solo italiane. Ora, oggi vorrei, non lo so se si concludere, comunque continuare, cercando di e presentare un pochino anche la pars costruens di questo discorso, quindi dando anche alcune indicazioni al positivo per chi desiderasse, come spero, come dire, non conformarsi, tolgo un'espressione da lettere paoline, alla mentalità di questo mondo, ma trasformarsi, ecco, rinnovando anzitutto la mente, quindi il modo di pensare, ma conseguentemente poi anche il modo di fare, il modo di agire, quindi il modo di vestirsi. E allora, prima cosa da fare, ci arriviamo verso la conclusione, ma prima cosa da fare è ricordare i danni enormi che si possono commettere contro questo comandamento. I danni grandi sono, oltre che alla rovina della femminilità e anche quindi del ruolo della donna che si concepisca come donna, e tutto poi il mare di impurità che da questo consegue. Io ritengo, ragazzi e ragazze carissimi, ieri sera andate in onda su Radio San Giuseppe, si trova già sul sito e è di prossima preparazione il video, spero di riuscire a caricarlo entro questa notte. Una puntata di Radio San Giuseppe dove ho fatto vedere come San Giuseppe, alla luce chiaramente dei pensieri di alcuni santi, sia un vero e proprio modello di virilità, ma di virilità, virilità, di mascolinità, pur non avendo, come dire, operato attivamente in un campo che oggi viene ritenuto, in maniera sbagliata, essenziale per poter essere maschi e virili, che è appunto il campo dell'esercizio della sessualità. San Giuseppe è stato un uomo vero, un esemplare, diciamo, virile doc e un maschio al 100%, e uso volutamente questi termini, pur non essendo attivo sessualmente, perché non serve essere quello. Perché da un punto di vista psicologico, ragazzi e ragazze carissimi, essere maschio e essere femmina, da un punto di vista fisiologico, dipende dagli organi genitali, perdonatemi il termine, ma da un punto di vista psicologico dipende dall'interiorizzazione dei caratteri psicologici secondari che costituiscono la mascolinità e la femminilità. E tenete anche presente, anche se non è questa la sede, ne abbiamo già parlato in altre circostanze, che quando qualcuno diventa omosessuale, adesso a prescindere da tutte quante le cose che dicono in giro, eccetera, fondamentalmente, credo che saranno d'accordo anche quelli del mondo gay su questa, come dire, presentazione, gli omosessuali sono dei maschi che si sentono donne e delle femmine che si sentono uomini. Quindi da questo nasce quel conflitto interiore che poi, secondo loro, dovrebbe avere come soluzione ideale l'esito della liberalizzazione, quindi di lasciar dar libero corso a questa situazione che questi fratelli e queste sorelle si trovano a vivere, che comunque è una situazione reale, ma che noi sappiamo da un punto di vista di lettura non soltanto di fede, ma anche di sana scienza, essere causata da alcuni problemi nel cosiddetto processo di identificazione sessuale, problemi che se si vuole possono anche essere affrontati e risolti in maniera differente rispetto a quella del libero esercizio della vita sessuale in forma omosessuale. Chiusa parentesi. Quando Dio crea un maschio, è importante che quel maschio faccia l'uomo e si senta uomo e viva da uomo, non viva da donna. E quando l'uomo crea una femminuccia, è importante che quella femminuccia sia una donna
sia felice di essere donna, si interpreti come donna e viva da donna. Io ritengo che adesso, a prescindere, completamente a prescindere su questo, dalle problematiche di tipo omosessuale, quello che abbiamo visto negli ultimi 40 anni, ed è un male grave a mio avviso, è una totale scomparsa, totale no, ma una generale scomparsa della bellezza della femminilità, perché le donne hanno concepito, hanno voluto concepire, ingannate da certe prospettive culturali, la loro emancipazione, sapete come? Come il diventare più uomini possibile. Ecco, d'accordo. Non nel senso giusto e sacrosanto di, come dire, alcuni diritti che l'uomo ha concepito come esistenti soltanto per lui. Li chiedo anche io, tipo, faccio un esempio sciocco, il diritto di voto, il diritto di poter lavorare fuori casa, se lo desidero, se posso, se è necessario, eccetera, no? Ma io sono uguale a te sotto tutti i punti di vista e quindi assumo anche i modi di essere, di fare, di pensare, di concepirmi, interiori ed esteriori, simili a quelli dell'uomo. Oppure simili a quelli, come dire, di una donna seduttrice, quindi che assomiglia molto alla caricatura e alla degenerazione della femminilità, che non alla sana incarnazione della femminilità. Questi due estremi. O divento, come dire, la femmina seduttrice, oppure divento, come dire, la concorrente dell'uomo. Cioè quella che all'uomo lo deve mettere in riga e ti faccio vedere io chi in realtà comanda. Pensavi che comandavi tu, ma in realtà comando io. Sto esemplificando, stiamo in radio, non sto facendo adesso una conferenza elevata a grandi ascoltatori oppure scrivendo un libro. Quindi, voi capite che il linguaggio catechetico parlato, ecco, e ancora di più via radio, che la comunicazione deve essere un pochino veloce, non può essere troppo andare troppo per il sottile. Però vi dico che dentro queste semplificazioni, questo è il problema che è successo. Quindi la perdita da parte delle donne cristiane di una vera e autentica femminilità, a mio modestissimo avviso, ha fatto precipitare proprio nel baratro la cultura occidentale, numero uno, e anche ha messo in mezzo alla strada, purtroppo, le famiglie e la famiglia. Ecco. Purtroppo, questo è stato il grosso, grosso, grosso inganno, a mio avviso, dell'antico serpente per questo nostro sciagurato tempo. E ci sono cadute tante femminucce, a mio modestissimo parere. Ora, questo argomento che c'entra con tutto quello che stiamo parlando? C'entra e come? C'entra e come? Perché il modo di vestire rappresenta, ma questo non lo dico io. Ovviamente, no? Sono dati, come dire, che vengono dalle cosiddette scienze che si occupano di questi casi, no? Cioè, il tuo vestire parla, perché tu, attraverso come ti vesti, comunichi. Voi pensate, l'abbigliamento dei preti, dove ci sono varie, come dire, posizioni e varie letture anche da parte dei laici, no? Allora, noi possiamo vedere oggi i preti andare in giro fondamentalmente in tre modi: uno più frequente, uno abbastanza frequente e uno abbastanza raro. Si può andare a vedere un prete in giro in veste talare, oppure si può vedere un prete che va in giro in clergyman, oppure si può vedere un prete che va in giro in borghese. Ora, lasciamo perdere i giudizi, mi piace, non mi piace, è bello, non è bello. Io chiedo a voi ascoltatori, allora, qual è il messaggio e l'immagine di prete che tu vuoi dare? Salvo quando non diventi addirittura un inganno, come in alcuni casi, a mio avviso è successo, che tu dai attraverso un certo tipo di abbigliamento. Capite? Allora, portare la veste talare è veste che non soltanto fa vedere che tu hai una funzione differente, perché non sei vestito come tutti gli altri, quindi non è semplicemente una. Ma è anche una veste dalla forgia un po' particolare, perché ha forma di tuniche.
Le tuniche le portano, come voi penso che sappiate, il libro dell'Apocalisse, gli esseri celesti. Quindi, cosa vuol dire? Cioè, se uno si mette la veste talare, non così, o non per, perdonatemi se farò un nome, per, come dire, addirittura, come dire, fare una sorta di infiltrato, tipo Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo, secondo me, non interpretava il sacerdozio in un modo che qui sto dicendo, eppure c'era la veste talare. Quindi, sto parlando in generale, d'accordo? Quindi ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola. Quindi può darsi, comprate in veste talare, voglio esprimere il messaggio dei peggiori, come dire, esemplari di quelli che vanno in borghese e viceversa. Magari uno che veste in borghese, non avendoci pensato, non sapendo tante cose, potrebbe esprimere un'identità sacerdotale molto simile a quella, diciamo, in teoria espressa dalla veste tradizionale. Quindi capite che queste sono cose, non sono equazioni matematiche. Per cui diciamo, guarda quello, ecco, eccetera, no? Ecco. Però questa è la sostanza, ordinariamente non è così. Allora, vuol dire che tu ti riconosci in una lettura che nella tradizione della Chiesa è sempre stata. Cioè, il sacerdote non è semplicemente uno che fa una cosa particolare, cioè che svolge una funzione diversa dalle altre. Perché la Chiesa nel Concilio Vaticano II, non nel Concilio di Trento, nella Lumen Gentium, nel capitolo secondo, e se non mi ricordo male vi dico anche il numero, dovrebbe essere il numero 11, se non ricordo male, dice che il sacerdozio comune di tutti i fedeli e il sacerdozio ministeriale non differiscono soltanto di grado. Quindi chi è il sacerdote? Il sacerdote è quello che presiede o governa una comunità o amministra a nome di tutti i sacramenti. Questa è la visione un po' protestante del pastore, tra l'altro, neanche del ministero ordinato. Dire che differisce per essenza vuol dire che il suo sacerdozio è qualitativamente diverso da quello dei comuni, perché rappresenta il sacerdozio di Cristo capo e di Cristo capo, agnello e vittima in senso stretto. Quindi chi è il sacerdote? Un individuo celeste, celeste sotto questo punto di vista, non perché è santo, ma perché, capite, che incarna il sacerdozio di Cristo, quindi, non è, quindi è una persona che ha ricevuto da Dio, pur essendo pienamente inserita e mandata nel mondo, per cui un prete non deve concepirsi come un monaco, come un frate o come qualcos'altro, perché è un prete, quindi sta nel mondo fino al collo, dentro il mondo, ecco. Però ci sta non come capo, quindi come uno, vabbè, tu fai il marito di famiglia, il papà di figli, io faccio il responsabile di una comunità cristiana, presiedo le liturgie e amministro i sacramenti, però siamo uguali. Non è così, perché il mio sacerdozio, dice la Chiesa, è diverso per essenza da quello dei comuni, quindi non siamo uguali. Quindi, perché il mio sacerdozio oggettivamente eleva un essere umano su un piano divino. Il santo Gradazzo diceva: se la Madonna, se io incontrassi un prete, un angelo, saluterei per primo il prete. Io lo stato scorso sono stato a Garabandal, apparizione non riconosciuta dalla Chiesa, ma sommamente attendibile per quanto mi riguarda. Comunque ci sono anche centinaia di altri esempi di questo genere. San Michele Arcangelo diceva: guardate che se la Madonna incontra me per strada o incontra un prete, saluta il prete e si inchina al prete, non a me. Perché sotto certi aspetti un prete è superiore a un angelo, perché può fare alcune cose che l'angelo non può fare, perché celebra la messa. D'accordo? Ora, quindi è chiaro che questo abbigliamento crea una sorta di segno forte, d'accordo, tra il sacerdote e le persone, ma non necessariamente di distanza e di lontananza, perché il sacerdote è pieno di amore, è pieno di bontà, è pieno di carità, è affabile, è socievole e non alza lui muri di incomunicabilità. Non succede assolutamente nulla, però succede che il messaggio, che viene molto, vi assicuro che io lo porto, la stella d'aria viene molto ben compreso dalle persone, è un messaggio chiaro. Io sono prete, sono un grande peccatore, ma sono cosciente della dignità immensa che mi dà il mio Stato e del dono immenso che Dio fa all'umanità attraverso il sacerdozio ministeriale. E pregate perché io non ne sia, come lo sono, sommamente indegno, punto. Ecco. Il clergyman rappresenta, come dire, qualcosa sotto certi aspetti in meno, cioè
No, io voglio comunque essere riconoscibile come sacerdote, ecco, però voglio eliminare, diciamo, questo aspetto di lontananza esteriore dalla gente comune. Quindi io posso tranquillamente essere d'accordo, e a volte si tratta semplicemente di un problema pratico, perché vi dico le due motivazioni che furono portate all'epoca quando il clergyman poi fu consentito anche se cattolica, no? Cioè, da un lato può sembrare un abbigliamento che voglia mettere delle distanze eccessive, e dall'altro in alcune circostanze oggettivamente, insomma, andare in giro con la veste talare, negli anni 60 c'erano il boom delle biciclette, dei motorini, ancora non c'erano così diffuse tante le macchine, può essere estremamente fastidioso, oppure devi fare un viaggio lungo, di salire scale, sta tonaca te la calpesti, caschi per terra, insomma, eccetera. E quindi fu introdotto ufficialmente sulla base di queste motivazioni, qui facciamo come un discorso comune in mano, quindi va bene, dicevo, d'accordo. La seconda motivazione fu accettata, diciamo così, dal corpus ecclesiale, dicendo, vabbè, se proprio quando viaggi non ne puoi fare a meno, mettiti il clergyman. Poi però in parrocchia e nelle funzioni liturgiche devi restare con la veste talare. Questa disposizione non è mai stata abrogata, tant'è vero che oggi, tuttora oggi, la veste ordinaria nella Chiesa Cattolica, anche se non tutti lo sanno, è la veste talare. Poi le conferenze episcopali sono intervenute dicendo, quindi facendo un passo ulteriore, quindi lasciando al sacerdote la scelta, anche a prescindere da motivazioni di spostamento e quindi serie, se portare il clergyman o la veste talare, fermo restando la riconoscibilità del sacerdote, come ebbe anche a dire, a richiamare tante volte Giovanni Paolo II. Chi si veste in borghese, come dire, lo fa anche lui con motivazioni buone, cioè nel senso, non voglio mettere nessuna distanza e voglio che la gente mi senta come uno di loro. Però dopo si incorre qui addirittura in un duplice problema. Punto primo, che il parroco a volte non diventa riconoscibile, nel senso che mi sapete quante volte una chiesa sono venuti a raccontare che erano andati in una chiesa X a cercare il parroco, non trovandolo, vanno da un fedele seduto in chiesa e gli dicono, scusi, sto cercando il parroco, vuol dire chi è? Questo risponde, sono io il parroco. Capite? È un episodio, insomma, che non può che dà qualche stonatura, diciamo così, no? Ecco. Oppure a quel punto c'è veramente il pericolo che si perda molto del carattere sacro del ministero ordinato alla Chiesa Cattolica, che c'è non perché ci sono alcuni esauriti tradizionalisti che gli piacciono, come dice qualcuno, Pizzi e Merletti, e vogliono ammantare di sacralità aurea la propria persona, ma c'è perché Gesù ha voluto che questo fosse. Perché la teologia cattolica sul sacerdozio parla del sacerdote come il ministro di Cristo e come colui che lo rappresenta sempre dovunque vada, capite? Ecco, e quindi è in linea, diciamo così, con una certa... Quindi il sacerdote va sempre rispettato in quanto sacerdote. E qui aprirei un'altra parentesi, anche se oggi sto scendendo un pochino fuori tema, però vorrei riprendere ulteriormente questo argomento. Cioè, noi dobbiamo distinguere nella Chiesa Cattolica, cioè, per esempio, nel ministero ordinato, oppure anche nel ministero petrino, c'è il sacerdozio, c'è l'episcopato e c'è il papato, punto. Noi dobbiamo imparare ad avere somma venerazione, tutti. E qui lo dissento anche, ho letto in giro online alcuni articoli, alcuni scritti anche da persone molto intelligenti, che mi hanno un poco sorpreso. Il rispetto è dovuto all'istituzione, non alla persona che la incarna. Cioè, se voi incontrate un sacerdote e gli baciate la mano, fatelo o non fatelo, fate come volete, tu non stai, come dire, compiendo un gesto di piaggeria o di adulazione fuori luogo a quella persona, perché si bacia la mano, non si bacia i piedi, che è una cosa che non dovete assolutamente fare, salvo San Francesco che lo faceva per umiltà, perché tutti i sacerdoti hanno le mani consacrate, tutti, anche il più grande peccatore della terra, per cui le mani si possono baciare anche al sacerdote più indegno che esiste al mondo,
Perché se quel sacerdote traccia un segno di croce con quelle mani, benedice in nome di Cristo, quella benedizione è una bomba atomica. E se quel sacerdote alza le mani in confessionale e assorbe, quelle mani assorbono. E se quel sacerdote consacra durante la messa, toccandolo, le sacre specie, quelle specie sono consacrate. Non dipende da lui. Certo, è una grande benedizione incontrare un santo sacerdote, d'accordo? Ma questo, come dire, al sacerdozio non lo tocca, non gli fa niente, capite? È un abbellimento chiaramente straordinario, certamente a tanta grandezza di ministero dovrebbe corrispondere da parte di tutti i sacerdoti un grande impegno nella santità come la Chiesa esige, che sia, non sarà mai all'altezza di tanto grande missione, ma ci si avvicina almeno un po'. Però al sacerdozio in se stesso questo non tocca niente, non ne fa niente. La stessa cosa vale per i vescovi. È uguale. Quindi, allora, questo capisci, c'è anche una certa libertà. Quindi io, allora, il comportamento oggettivo di un sacerdote può essere condivisibile o non condivisibile, ma da qui a dire i preti sono tutti così, ce ne passano un abisso. Questo è anche, perché lo capite, che è anche una forma di difesa e di tutela dell'istituto, perché un sacerdote indegno non toglie nulla alla santità del sacerdozio, nulla. La soltanto getta un pochino nel discredito. Così come il vescovo, adesso qui, dalle mie parti, penso che è una notizia nazionale, perché adesso il Santo Padre ha nominato vescovo di Latina il segretario generale della CEI, cosa che è un grande onore per la diocesi di Latina, no? E, allora, ma quando io sono un prete, se viene un vescovo nella diocesi, quel vescovo può essere biondo, moro, basso, alto, bello, brutto, progressista, tradizionalista, quello che ti va, quello è il vescovo, punto e basta. Quindi quando il vescovo agisce da vescovo, ti sposta un parroco, dà un'indicazione pastorale o cose di questo genere, quella cosa si fa, punto e basta, chiunque esso sia. Capite? Chiunque esso sia. Perché non conta la singola persona, conta il ministero episcopale, che è divino. La stessa cosa vale sul Papa, tale e quale identica. Allora ci abbiamo avuto adesso Giovanni Paolo II, Benedetto e Francesco. Giovanni Paolo II, santo subito. Benedetto è stato massacrato e Francesco, santo subito ancora prima del funerale. Allora, a me personalmente queste cose, l'ho già detto e lo ripeto, non mi piacciono e le ritengo figlie del nostro assurdo tempo che idolatra oppure butta fango gratuito le persone senza capire niente dell'istituto, perché il successore di Pietro è il successore di Pietro, punto. Io vedo in giro, dice, ah, il Papa qua e là, alcuni sono d'accordo, alcuni sono entusiasti, altri sono critici. Dico, ragazzi, questo è il successore, questo è il Papa, punto. Buono o cattivo che sia, se fosse cattivo, allora c'è che il Padre Eterno lo prende e lo toglie da dove ce l'ha messo lui, non è un problema mio. Io sono dentro la Chiesa Cattolica e lì ci sono, lì ci vivo e lì ci muoio. Quindi che il Papa è bello, che il Papa è brutto, che condivido la linea pastorale, che non condivido la linea pastorale, è finito. Dovrebbe semplicemente darsi il caso, che per ora è rimasto soltanto un caso di scuola, però ancora non si vede in giro, quindi quando si vedrà ci si penserà, come dire, del Papa eretico o del Papa folle. Chi studia storia della Chiesa vedrà che nel Medioevo faceva un sacco di ipotesi, dicendo, se Dio non voglia succedere una cosa del genere, dobbiamo porci qualche problema, perché può essere un Papa eretico, no, quindi forse non è il Papa, quindi sono un sacco di questioni che non... Però questo non è mai successo, però, nel corso della storia queste cose qui non sono mai successe. Ci sono state persone di papi, vedete, a quanto sembra non proprio raccomandabili. Allora, la campagna dei nemici della Chiesa, perché voi capite che puntare troppo sulla persona è un'arma a doppio taglio, perché ci metti un santo lì sopra e la Chiesa sono tutti santi, ci metti una persona che è un po' più limitata, arrogo la Chiesa, non ci metto più piede. Ma questo non esiste. C'è qualcuno che è contento, che dice, che sta la gente che dice in giro, io adesso vado in Chiesa solo perché c'è Francesco. Io, con tutto il rispetto e l'onore per Francesco, quando sento una cosa di questo genere mi fa male, non sono contento, mi dispiace. Ma non perché non voglio bene al Papa o perché c'ho qualcosa di loro, perché questa frase non va bene, non va bene. Perché quando muore Francesco, che fai? Francesco, io gli auguro di campare altri 30 anni,
c'è una quasi 80, ma morirà. E se poi viene uno che assomiglia a Benedetto XVI, che l'hanno fatto morire pizzichi fino a farlo dimettere, qualcuno dice che questa sia la causa reale delle dimissioni, ah, non metti più piede in chiesa? Quindi tu metti piede in chiesa se c'è un papa che ti piace o che tu ritieni santo, e se non ti piace più non ritieni... Questo è la stessa gente, è la stessa gente. Capite che vai nelle parrocchie e dico, a me il parroco mi sta antipatico, io in chiesa non ci vado. Ma questa non è ecclesiologia. Non è ecclesiologia, sì. Il signor Antonio vorrebbe intervenire. Sentiamo cosa vuole il signor Antonio. Sì, sì. Sì. Guardi, ascolti, io le rispondo già subito, io sono ministro della Chiesa numero uno, quindi non mi permetto di criticare e di giudicare. La cosa che le dico è questo qui, con tutto il movimento mediatico che si sta muovendo, enorme, che non ha precedenti, intorno all'attuale successore di Pietro, ci sono anche delle chiare, d'accordo, letture fuorvianti da parte dei media, d'accordo? Perché se tu diventi un fenomeno di questo genere, i media che vorrebbero una chiesa come la vogliono loro, come la pensano loro e come la leggono loro, estrapolano frasi qua e là di questo pontefice che ha indubbiamente una linea particolare, ma che io non voglio assolutamente neanche lontanamente pensare che possa dire sono favorevole ai divorziati e agli sposati, perché questo è una cosa di questo genere, andrebbe contro il Vangelo, d'accordo? Quindi io neanche lo calcolo, neanche leggo queste cose qui, perché quando il Papa dirà io dico che i divorziati e gli sposati non sono adulti che possono fare la comunione, chiaramente, cosa che non succederà mai per quanto mi riguarda, perché veramente dopo... Allora io gli dirò, Gesù nel Vangelo ha detto, se qualcuno ripudia la moglie o ne sposa un'altra, commette adulterio. Siccome tu sei il Papa e non sei Gesù Cristo, sarebbe il caso che ti ristudiassi il Vangelo. Ma questa cosa non è stata mai detta. D'accordo? Il Papa interpreta una posizione comune oggi a tanti pastori, di tentativi, di aperture, ma aperture nella fedeltà, cioè come scelte pastorali, quindi come aiuti, come mezzi per cercare di avere una vicinanza anche verso persone che stanno in situazioni limite, ma non può assolutamente, e non lo farà per quanto mi riguarda, andare da un punto di vista di principio dottrinale contro una cosa certa della dottrina. Quindi io ritengo, però, il discorso che sto facendo è di un altro tipo, non si tratta di mettere sotto accusa nessuna singola persona, che non va bene il culto della personalità, non va bene quest'onda multimediale, per quanto mi riguarda, che si sta scatenando in giro, perché è eccessiva. Ferma restando la stima e tutto quello che uno possa avere, ma è il successore di Pietro, numero non so quanto è il numero 258, 259, ce ne sono stati altri 258, prima di lui ce ne saranno altrettanti dopo di lui, ma se no andiamo a fare come quelli che idolatrano il Concilio Vaticano II, che è la stessa identica cosa. E quelli poi, con Francesco sta succedendo esattamente quello che è successo col Concilio Vaticano II, tale quale. Ci sono quelli che lo idolatrano, che dicono, ah, finalmente è venuto il Papa Santo dopo 2000 anni di storia, come tutti gli altri fossero... E ci sono quelli che dicono, questo è il Papa che segna la rottura con la Chiesa e farà chissà quali danni. Io le conosco tutte queste cose, d'accordo? Però non è vera, è caduta la linea ma continua a rispondere in diretta, non è vera né l'una né l'altra posizione.
A mio avviso, così come non è vero né che il Concilio Vaticano II sia da buttare completamente, che lì ha parlato il demonio, d'accordo, come dice qualcuno, ma neanche che quello sia stata la rivoluzione della Chiesa, che quindi c'è un nuovo inizio. Quindi fino al 1962 c'è stato il blackout dello Spirito Santo, da dopo l'ascensione, e poi lo Spirito Santo ha ricominciato a parlare nel 62 e ha smesso nel 65, e a quel punto ci ha dato la legge assoluta per i prossimi 100.000 anni di storia della Chiesa, intangibile e inviolabile. Ecco, questo è quello che modestamente io penso. E lo ritengo però, vi ripeto, fondato, e qui mi riallaccio al discorso che sto facendo, su una certa visione, ecco, di questi ministeri, anche se non volevo oggi parlare di questo, dovevo parlare delle mode femminili. Ecco, quindi, a mio avviso, non vanno fatti culti della personalità di nessuno. Io posso tranquillamente, e l'ho sempre fatto. Cioè, allora, il papato è un'istituzione divina. Il pontefice che lo incarna è un uomo che certamente, attenzione al Papa, e addirittura a certe condizioni, in certi casi, è infallibile quando parla ex cathedra, e qua chi lo tocca? Esercita un magistero universale, attendibile quando scrive le encicliche, o quando agisce da Papa. Ma lui può fare delle scelte opinabili. Ma se io ho una venerazione somma per l'istituto del papato, per l'istituto dell'episcopato, io posso anche dire: questa scelta di questo Papa non la condivido, è il Papa, quindi se mi chiede di metterla in pratica, io la metterò in pratica come prete, ma non la condivido. Ma questo non vuol dire che uno parla contro il Papa, assolutamente. La stessa cosa succede con il vescovo, io sono un prete. Se abbiamo un vescovo che fa una cosa, una scelta pastorale opinabile, uno può tranquillamente dire: a me questa scelta pastorale non la condivido, cioè ritengo che le priorità pastorali siano altre. Però il vescovo è lui, ha dato lui questa indicazione oggi e si fa così. Tra 20 anni, quando ci sarà un altro, darà altre indicazioni pastorali e si farà altro. Capite? Io ritengo questa divisione fondamentale e mi sono addolorato vedendo in giro articoli che per difendere alcune situazioni limite, tipo quelle che ha segnalato al telefono l'ascoltatore, si sono abbarbicati a dire che il papato non esiste, il papato come figura oggettiva, ma esistono i singoli papi. Ma stiamo scherzando, stiamo. Ma stiamo scherzando, stiamo. Il singolo papa è colui che in quel momento storico è chiamato a svolgere il compito successore di Pietro con tutti gli annessi e connessi. Ma è il successore di San Pietro. Per questo che i papi, insomma, cambiano anche nome, no? C'è come una sorta di spersonalizzazione, anche se poi è ovvio che, ed è giusto che sia così, che la personalità particolare di quell'uomo ovviamente lo segua nel ministero che compie. Quindi le scelte pastorali di un Benedetto XVI potrebbero essere non del tutto omogenee con quelle di Paolo VI, ma sempre nel giusto ambito, perché nella Chiesa c'è uno spettro di azione, no? Dove ci si può muovere da una parte o dall'altra, rimanendo comunque nella verità. D'accordo? È vero che a volte con delle scelte non opportune si può indirettamente, come dire, intaccare anche qualcosa della verità. Questo è verissimo, questo qui. È un fenomeno che, a mio modestissimo avviso, ho già parlato altre volte, è successo con il discorso della comunione in mano. La comunione in mano non è che in teoria, cioè che intacca il dogma del Concilio di Trento sulla presenza reale dell'Eucaristia, rischia, specialmente se poi viene generalizzato e vissuto senza devozione e senza niente, però di far calare la fede, perché è già tanto difficile crederci nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E se uno va a prendere la comunione, ridendo e scherzando, se prende la costosa ostia in mano e se la porta a spasso, addirittura come fanno, è successo davanti a me a San Pietro, abusivamente, perché tra l'altro a San Pietro adesso la comunione in mano da quando è Benedetto XVI non si può dare. Io ho visto con gli occhi miei uno che si è andato a prendere la comunione, l'ha presa in mano, se n'è andato a spasso, è andato dalla moglie, sotto gli occhi miei me lo sono mangiato in diretta, ha spezzato l'ostia, quindi sicuramente facendo cascare qualche frammento per terra, e l'ha data a metà alla moglie. Quindi, allora, tu dici: allora chi ha messo la comunione sulle mani ha autorizzato i sacrilegi? No! Capite? Perché dopo tu vai a... No! Però indubbiamente questa forma presenta dei grandi pericoli, per cui pur nella buona fede
voglio sempre ben sperare nella buona fede io di chi ha fatto una cosa di questo genere. Forse questa scelta andrebbe ripensata. Fermo restando che questa è la disciplina attuale della Chiesa, io non faccio il Papa e per cui non ci posso fare niente. Capite? Se non, da un punto di vista personale, consigliare, esortare e far riflettere un pochino i fedeli sul fatto che non mi sembra così essenziale e importante fare una cosa di questo genere, che potrebbe essere molto pericolosa per quanto riguarda la santità e l'onore dovuto al Santissimo Sacramento. Punto. Questo è il massimo per provare un povero prete dinanzi a una cosa, una situazione di questo genere, capite? Quindi, però io posso avere la libertà di criticare questa scelta pastorale, d'accordo? Senza con questo andare a dire che il Papa che l'ha fatto è eretico e non crede alla presenza reale. Ma quando mai? È una scelta pastorale fatta da una singola persona, in quel momento certamente ha l'autorità di renderla vincolante per la Chiesa, perché il Papa se ne prende davanti al Padre Eterno la responsabilità, capite? Ma non è che se io non accetto questa scelta sono contrario al Papa, perché se tu identifichi il papato con la persona, allora questo qualunque cosa fa, qualunque cosa dice, in ogni circostanza è sempre dogma di fede, è sempre discorso scattedra e nessuno può dire ah. Ma questo io non, cioè io ho studiato tanta teologia, ho preso il dottorato, non l'ho mai letto da nessuna parte. Non sta scritto da nessuna parte, neanche nella Pastor Eterno sul Concilio Vaticano I, che parla dell'infallibilità del Sommo Pontefice. D'accordo? Comunque, chiusa parentesi, oggi abbiamo fatto un'altra puntata di Radio Buon Consiglio. Ecco, allora, io volevo dire che, prima di chiudere, stavo parlando della femminilità, quindi guardate, siamo andati in discorsi completamente che vanno fuori, e quindi, cosa vuol dire parlare della femminilità? Vuol dire che la femminilità ha i suoi canoni espressivi. Ecco. Cioè che da un punto di vista oggettivo ci sono delle forme esteriori che esprimono una sana e santa e anche bella femminilità. E delle forme espressive estreme o da un modo o da un altro che ne sono la caricatura. Ecco, ecco perché vi ho fatto gli esempi di altro genere. Allora abbiamo la donna seduttrice, quindi quella che va nuda, quindi quella che carica di valenza esclusivamente sensuale e sessuale e la propria femminilità, riducendola a oggetto di seduzione, e poi sono quelle che invece la coprono, la celano e anche nell'esteriore vanno in giro vestite come maschi, ma come maschi al 100%. Se che sembrano, si diceva, mi diceva mia madre quando io ero piccolino, quindi una cosa, cioè, quando vedeva qualche giovanotto, ecco, dice, quella sembra un maschiaccio. Oh, adesso mia madre è morta, quindi lasciatela perdere, quindi capite il senso dell'espressione. Ecco. Allora, a mio modestissimo avviso, è fondamentale per l'equilibrio della nostra società e anche della Chiesa che ognuno recuperi il proprio ruolo, il proprio posto, cioè che gli uomini facciano i maschi e che le donne facciano le sante femmine, o meglio, sarebbe una frase da correggere, che i maschi facciano gli uomini e che le femmine facciano le donne, ecco. Ma in senso buono, ecco. Io desidererei tantissimo che ci siano donne che, felici di essere tale, e che svolgano ciò che solo loro possono fare, perché la donna ha delle cose che l'uomo non ha. E sono delle cose che sono fondamentali. Io ritengo che la salvezza della Chiesa e della famiglia passi attraverso un sano recupero della femminilità. Ne sono assolutamente convinto, questa è una mia convinzione a titolo mio personale. Ora, prima di parlare di quest'ultimo argomento, quindi dell'autentica femminilità, volevo ricordare, abbiamo accennato al Concilio di Trento, una espressione del Concilio di Trento. Il Concilio di Trento dice che nel decreto sul sacramento della penitenza afferma chiaramente, quando dice che i penitenti devono enumerare nella confessione tutti i peccati mortali di cui hanno coscienza, anche quelli più nascosti e commessi contro gli ultimi due comandamenti del decalogo, per cui gli sguardi impuri vanno confessati, i pensieri impuri vanno confessati quando sono consentiti, l'abbiamo visto la volta scorsa.
perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente ammessi. Concilio di Trento, del sacramento della penitenza, e Denzinger 1680. Seguito questo dalla scomunica, per chi nega che i peccati, anche segreti, contro gli ultimi due precetti del Decalogo siano mortali. Quindi non è vero che non si pecca mortalmente, adesso faccio qualche esempio, e quindi oggetto obbligatorio della confessione. Quindi se io guardo una donna, come dice il Vangelo, per desiderarla, cioè non è che guardo una donna e mi viene il pensiero ma guarda questa che bella donna e poi finisce lì, d'accordo? Questo non è un peccato mortale. Ma se io guardo una donna e la guardo con, come dire, con occhio a carica erotica, quindi concependo desideri sessuali e consentendo a questi, cioè, adesso ve lo dico in termini eleganti, quanto mi piacerebbe questa sera trascorrere un paio d'ore in una suite imperiale con questa signorina, ecco, generalmente il pensiero non affiora con tanta nobiltà alla nostra immaginazione o mente, e io a questo pensiero la seconda dico ma magari fosse, ecco, pensandolo, quello è un peccato mortale, ragazzi, è un peccato mortale, non è un peccato veniale. Quindi attenzione a quello che facciamo, ecco. E questo me lo dice Leonardo, me lo dice il Concilio di Trento, d'accordo? Allora, parliamo finalmente, speriamo di fare un quarto d'ora, di questa benedetta femminilità. Io ho già fatto in altre circostanze pubblicità ad una pagina Facebook, di cui, dopo che l'hanno costituita, mi hanno anche nominato, ho detto altre volte, amministratore aggiunto, che si chiama Femminina, Modesta e Elegante. Pagina creata e gestita da alcuni fedeli del Brasile, che è dedicata alla promozione di una sana femminilità anche nell'esteriore, con conseguenza denuncia e condanna del dilagare delle mode invereconde. Sulla pagina, che invito tutte le ascoltatrici a visitare, chiedete l'iscrizione che tanto mi arriva a me, oppure cliccate, non serve l'iscrizione, basta cliccare mi piace, e sono visibili una quantità grandissima di fotografie di donne ben vestite, di abiti da sposa degni di questo nome, di mamme incinte, di fanciulle angeliche, tutto quello che volete. Se uno guarda quella pagina, già viene assolutamente ricreato. Non è la mortificazione della femminilità, perché andate a guardarla. Cioè, sono donne vestite bene, sono belle, hanno dei bellissimi tagliere, hanno dei bellissimi abiti, sono messe bene, hanno delle scarpe eleganti, sono ben truccate. Ecco, d'accordo? Non sono truccate come quei mostri che la faccia non si riesce più a distinguere un centimetro quadrato di pelle con tutto quello che sono messi addosso. Cioè, sono belle, perché una donna non deve essere brutta, mortificata. Chi l'ha detto questo qui? Dove sta scritto? Una donna deve essere bella, ma non provocante. Deve essere bella bene, ecco. Non provocante. Cioè, comunque uno ti vede e sta bene, senza però essere provocato, ecco, e stimolato, diciamo così, nelle cose più basse. Le immagini io non ve le posso far vedere tramite radio, quindi vi prego di andare a dare una cliccata, tanto anche se non avete l'iscrizione a Facebook, essendo una pagina, credo che si possa accedere, se no fatevi un account fittizio, fate quello che volete, ma andate a dargli un'occhiata. D'accordo? Basta che su Facebook cercate Femminina, ripeto, Modesta e Elegante. Vi manda direttamente nel motore di ricerca a questa pagina, perché le immagini sono molto più eloquenti. Per cui rinnovo l'invito, soprattutto alle signorine che mi stanno ascoltando, di guardare con i propri occhi. Guardate nel più che potete e poi guardate semplicemente le reazioni che vi fa vedere tante cose. Non sarebbe bello che io incarnassi questo modello di femminilità? Vi ripeto, fermo restando che ci può essere una persona che è anche vestita femminilmente bene e che poi in realtà è un maschiaccio, oppure che in realtà, come dire, è una provocatrice di bassi istinti, pur non accettando, insomma, di farlo in pubblico spogliandosi pubblicamente. Quindi, d'accordo, perché vi ho già detto che c'è una... Non è che c'è una corrispondenza bionivoca assoluta, come ci stanno i preti in talare, che insomma, non sono certamente espressioni
di un concetto di sacerdozio sacrale e assolutamente, come dire, in linea con, almeno da un punto di vista di volontà, con quello che Gesù e la Chiesa insegnano. Ci sono stati casi non soltanto Don Gallo recenti. Così capite perché l'abito, si dice giustamente, non fa il monaco, però ordinariamente lo manifesta. Quindi, da come ti vesti, ordinariamente si capisce chi sei. E quando il tuo vestito è un tradimento della tua identità, cioè quando il vestito esteriore non corrisponde a quello che tu sei interiore, sappi comunque che tu c'hai dei problemi, ci sono dei problemi da tuoi che devi affrontare, che devi risolvere. Ecco, perché a meno che uno non debba fare l'infiltrato, non so se avete visto a suo tempo la fiction del capitano ultimo di Raoul Bova quando si infiltrò tra i mafiosi, accerto che si deve infiltrare tra i mafiosi, non può andare, non può andare lì dentro vestito da carabiniere di quelli che combattevano la mafia, certamente, no? Quindi assumono un altro look, un altro stile, però quindi, oppure quando uno fa l'attore, è ovvio, quando uno fa l'attore veste i panni non suoi, però ordinariamente ci sono pagine e pagine di libri di santi monaci e santi padri che quando vedevano una persona, questo non vi faccia impressione, la inquadravano, quindi la guardavano con estrema attenzione e da come era vestita già potevano fare una discreta fotografia della, come dire, del backup della personalità di quello che c'erano davanti. Personalità compresi anche difetti e pregi. E guardate che raramente si sbagliava. Quindi, attenzione, no? Quindi è un modo che pur non volendo mortificare la bellezza femminile, io assolutamente vi dico subito, perché ogni tanto che io disapprovo, l'ho già detto altre volte, anche in queste forme estreme. Cioè, alcune donne che vanno vestite in una maniera che a chi le vede gli fa passare la voglia, come dire, di diventare femminili, modeste ed eleganti. Perché concepiscono, come dire, il loro look in modo che assomiglia più a una persona di attardata età oppure vivente in monasteri o conventi, tra l'altro neanche che conventi nei monasteri si vedono oggi alcune cose, cioè, quindi abiti eccessivamente mortificati, gonne troppo lunghe, oppure dalla forgia un pochettino simile a quella che portano le nostre sorelle Rom, che per loro hanno un significato, non sono secondo me una buona espressione di femminilità, perché è una caricatura eccessiva anche da parte di chi vive nel mondo. Io conosco alcune realtà ecclesiali, non voglio fare nomi, che curano questa dimensione, e anche le donne non sposate e, come dire, completamente dedite ad una vita di servizio a Dio fuori del matrimonio, sono vestite bene. Quindi non in maniera tale da mortificare eccessivamente, perché comunque noi viviamo dentro una cultura che è fatta in un certo modo, d'accordo? E oggi un messaggio di questo genere non è capito, capite? Cioè, mentre in altri contesti culturali, quando per esempio c'erano i gloriosi terzi ordini, a suo tempo si poteva anche andare in giro essendo terziari con un abito religioso e questo era un segno bello ed eloquente perché chi ti vedeva diceva: mappa, questo fa sul serio col cristianesimo, si è diventato pure terziario domenicano, carmelitano, eccetera. Voi immaginate che oggi se oggi andassimo in giro con un abito simile religioso essendo un laico, se ci andassi in giro sarebbe preso semplicemente per matto. Quindi non è che il segno non è buono. Il segno è buono, ma non comunica dentro il nostro contesto culturale. I segni che comunicano dentro il nostro contesto culturale sono quelli che sono consoni al nostro contesto culturale. Ecco. Ecco perché questo sito si chiama Femminile Modesto e Elegante. Ecco. E io su questo riprendo una intuizione, secondo me, assai puntuale di Benedetto XVI che diceva: solo la bellezza salverà la Chiesa. E non solo la Chiesa. Guardate che oggi noi viviamo in mezzo a un mondo che sì, in certe cose abbiamo, cioè, abbiamo i film in 3D, abbiamo delle immagini, adesso sono usciti gli ultimi iPad super risoluti, abbiamo delle immagini che mai avremmo pensato di poter vedere con gli occhi, però in giro non si vede mica tanto bene. Guardate le chiese come stanno ridotte, fanno schifo. Guardate per esempio le mode dei giovanotti. Fanno proprio schifo, eh. Erano più belle le mode di quando stavo io a 13-14 anni, eh. Sono molto più belle.
sono proprio orribili. Quei pantaloni brutti quanto la fame, che te calano fino a metà ginocchia, che se te inchini un pochino bisogna andare a far vedere di che colore sono i tuoi indumenti intimi. Sono brutti quanto la fame, sono proprio brutti, ma brutti, brutti, brutti. Eppure, vedete, le leggi della moda. Quindi, quali sono queste tre parole chiave? Femminile, modesto, elegante. Allora, femminile vuol dire evitare, se possibile, senza forme di chiusure mentali, d'accordo? Perché se devi andare a fare una passeggiata, voi capite benissimo, no? Cioè, cercare di capire il senso. Evitare gli abiti a forgia o concia eminentemente maschile. Perché? Che oltre a non salvaguardare spesso la decenza e il pudore, perché tu metti un paio di pantaloni attillati, a me dispiace dire queste cose, però io sono un prete che è un maschio, e un tempo ero un maschio, diciamo, ancora per certi aspetti di più, d'accordo? Perché quando uno non interiorizza certe finezze da sacerdote, come dire, può anche essere un pochettino disinvolto in certe cose. Un uomo che ti vede con un paio di pantaloni attillati, purtroppo, volge lo sguardo soltanto in un punto e può fare degli apprezzamenti. A me dispiace che sia così, dice, ma che male faccio, voglio mettere un paio di pantaloni per stare un po' più comoda. Io ti capisco, figlia mia, però ti dico, da uomo, sta attenta, perché se sono un po' troppo, chi ti guarda pensa. Punto. Ecco. Ma oltre a questo, rappresentano anche una sorta di adesione implicita ad una malsana promozione della femminilità, che è il femminismo. Il femminismo non diceva diamo alle donne la stessa dignità degli uomini, ma tra maschio e femmina non ci deve essere nessuna differenza. E questo è falso, non è vero. Per cui le prime donne che si mettevano i pantaloni non lo facevano per questioni, cioè oggi la stragrande maggioranza neanche ci pensa a queste cose, d'accordo? Quindi non sto parlando di peccati e di non peccati, ma fu fatto come presa di posizione ideologica, cioè io metto i pantaloni perché io sono come te e tu devi pensare che io sono come te, tu non sei altro da me, non sei meglio di me e non sei neanche diverso da me. Capite? Ma questo non è vero, perché la donna è per DNA psicologico, espressione vivente, d'immagine, che è una cosa meravigliosa, dell'amore e della dolcezza. Atteggiamenti in cui l'uomo è, per definizione, strutturalmente carente, a vantaggio di altre prerogative virili, come per esempio la capacità di governare senza farsi prendere dal panico gli eventi, oppure un maggiore raziocino che gli consente di esercitare la prudenza, che sono difficilmente riscontrabili nell'emotività viva, ecco, e dirompente, è bella, ma diversa da quella dell'uomo del genere femminile. Quindi la prima cosa da raccomandare a chi vuole vivere come una vera figlia di Dio è riconoscere la bellezza e l'importanza di essere donna e mostrare questa santa fierezza anche nell'acconciatura esteriore, che rispetti ed esprime adeguatamente e bene la femminilità. Quindi che senza ostentare, però si mostri come femminile, non come maschile. Modesto vuol dire che, ferma restando la femminilità, si evitino le improprie e inopportune esibizioni, gli esibizionismi e ostentazioni del corpo che offendano il decoro, la decenza, il pudore e la modestia. Una bella gonna che arrivi al ginocchio è diversa da una minigonna. Ecco, un bel tailleur è diverso da portare un toppino o una bretellina. Anche se oggi sono fenomeni approvati dal cosiddetto pubblico costume, perché sono diventati di moda, ma molti di questi abiti procaci non offendono soltanto, mi si consenta, la modestia, ma offendono anche la raffinatezza, cioè sono volgari, sono brutti, sono di pessimo gusto, fanno schifo, perdonatemi, sono proprio brutti. Per cui se io anche non fossi un prete, fossi un uomo, cioè come lo sono stato, io sono stato fidanzato, cioè, ma io non mi sarei mai rivolto a guardare una cosa di questo genere, sinceramente, una donna vestita in questo modo. Perché dire, una che si espone così davanti a tutti, ma io non la voglio. Non mi piace. Mi piacciono di più le espressioni un pochino di maggiore buona creanza, di maggiore signorilità, di maggiore raffinatezza.
sono delle virtù, non sono mica dei vizi, eh. Infine, in modo elegante, ecco, perché ripeto, non si va in giro vestiti come, tra virgolette, le suore, anche se le suore vestite da suore bisogna vederle, ma le suore devono vestirsi da suore, le donne laiche no, le donne laiche devono vestirsi da donne laiche, non da suore. Quindi i canoni di stile a cui deve ispirarsi una donna, sposata o no, che vive nel mondo, non devono mai prendere delle forme di mortificazione estrema o assolute, meno che mai apparire come brutte o sciatte, altrimenti fanno lo stesso servizio a Satanasso che fanno quelle vestite da maschio o quelle vestite in modo troppo procace, lo stesso. Quindi, salvaguardata la modestia e la femminilità, la donna può tranquillamente, ed è bene che lo faccia, e a volte deve essere elegante. Vestirsi con buon gusto, in maniera anche raffinata e santamente bella. E non mi si venga a dire che la Madonna non avrebbe fatto queste cose qui, ma la Madonna però è la Madonna, d'accordo? Io sono sicurissimo che la Madonna approvi le donne ben vestite in maniera femminile, modesta e elegante. Non potendo che, cioè, la Madonna è la Madonna, d'accordo? Certo che la Madonna, immaginate che la Madonna si metteva il trucco, assolutamente no. Ma la Madonna era talmente bella e celestialmente bella che qualunque cosa, anche ultra mortificata, gli mettevi addosso, ti trasmetteva una tale bellezza intrinseca, che, d'accordo? E poi la Madonna è l'Immacolata, la piena di grazia, la concepita senza peccato. Noi non possiamo, tutti dobbiamo imitare la Madonna nel senso di ispirarci alla Madonna, non possiamo riprodurre ipso facto le modalità e le fattezze della più santa per tutte le creature. Io anche tante volte sono stato, come dire, tentato di, confesso, assumere stili esteriori alla Padre Pio, in ordine alla severità su certi punti, poi ho capito che non, così questo non lo posso fare, e non lo può fare nessuno, perché Padre Pio era Padre Pio, punto. Padre Pio portava le stigmate di Gesù sulle mani e sui piedi, c'aveva un attestato e un riconoscimento dal cielo. Chi questo attestato dal cielo non ce l'ha, deve certamente riprendere e tutelare i valori di Padre Pio anche su questo argomento, ma non può andare a dire a una sciagurata vatti a vestire, deve dirgli: figlia mia, ti chiedo scusa, forse non te ne rendi conto, ma sarebbe meglio che quando vieni in chiesa avessi un abbigliamento un pochino più consono rispetto a... Io lo so che la nostra società non ci aiuta, però ti prego umilmente, pensaci e la prossima volta cerca di fare meglio. Questo perché tu non sei Padre Pio. Non essendo Padre Pio non ti puoi permettere quelle cose e quindi devi stare nei canoni comuni della carità. Così una donna che non è la Madonna dice: ma la Madonna non si truccava, ma la Madonna c'aveva le gonne lunghe fino ai piedi. Io ho sentito queste cose, la Madonna è la Madonna. Quindi tu devi essere, se tu vuoi essere femminile, modesta, elegante, la prossima volta lo rivedremo, la Madonna sarà felicissima, ma devi esserlo da donna del XXI secolo, quindi senza indulgere né alla procacità né alla mascolinità né alla sciatteria, trovando l'equilibrio tra il femminile, il modesto e l'elegante. E questo ti aiuti a recuperare e interiorizzare un sano concetto di femminilità, a sentirti donna, ad essere donna, a tirare fuori tutti gli attributi positivi dell'essere donna, perché soltanto se questo accadrà la Chiesa sarà salvata, non se le donne diventeranno prete, e la società sarà restaurata. Queste sono mie fermissime convinzioni, non me lo leva dalla testa nessuno. Quindi spero che più di qualche ascoltatrice, non dico metta subito in pratica queste cose, ma almeno ci pensi un po' e ne faccia oggetto appunto di meditazione. Do a tutti appuntamento alla settimana prossima. Ave Maria.